divertite, ma devi parlare in quel modo! Ma no, lo faccio per non irritarlo. Confutare apertamente le sue opinioni significa compromettere tutto. E anche voi, Elisa, cercate di assecondare la sua volontà, no? Raggiungeremo meglio il nostro scopo. Sì, Valerio, ma questo matrimonio... Ma troveremo un modo per farlo fallire. Ma che cosa possiamo inventare se ci vuole concludere questa sera? Ma ci serve del tempo, che ne so, pensate di essere malata. Ah, beh, se chiamiamo i medici si scoprirà la questione. Eh sì, pensate che i medici possano forse capire qualcosa. Qualsiasi male vi racconterete, vi diranno sempre da dove viene. Date retta a me. E poi, come mezzo estremo, no? Ci rimane sempre la fuga. Non metterci il riparo da tutto. No! Elisa, una figlia deve sempre obbedire al padre. Non c'è di mezzo un motivo come la stessa cosa. Deve prendere tutto quello che le viene dato. Bravo! Belle parole da dire. Scusate, signore, ma scusate, ma scusate, se parlo così a vostra figlia, eh? Ma come, caro Valerio, parole sante, parole santissime, sa che cosa succede adesso, figliuola? Che io concedo a lui il potere che il cielo ha dato sopra di te. E saprai ora quello che dovrai fare, perché dovrai fare tutto quello che lui ti dirà. Adesso provate un po' a opporvi alle mie dimostranze. Signore, sì, voglio proseguire quella ramanzina che le stanno facendo. Infatti direi... Ma no, ma non farà male tirare le briglie a questa signorinella. Ed è proprio per questo no, che... No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vabbè, anche perché devo sprecare delle commissioni. Andate. Vado, ma torno. Elisa, il denaro è la cosa più preziosa che c'è al mondo e voi dovete ringraziare il cielo, ma grazie, d'averci dato un padre così accorto. Lui sa cos'è la vita. E poi, se un signore è disposto a prendere nostra figlia senza dote, non mi dovete guardare a come è fatto, perché tutto era chiuso in questo senza dote. Che costituisce la gioia, che costituisce la bellezza, la giovinezza, ma sostituisce anche la saggezza, l'onore, la probità, tutte cose che appartengono proprio ad Arpagone. Andiamo va. Oh, ma che bravo ragazzo! E come parla a me! Beato che può avere alle sue dipendenze un uomo del suo stato. Perché lo voglio? Il mio padrone, che poi è vostro figlio, mi ha dato ordine di aspettarlo. E poi ad aspettarlo nella strada. Vai, e non rimanere qui in casa mia dritto come un palo. Ad osservare tutto quello che faccio. Con quegli occhi da spia, maledetti. Sempre pronti a vedere se c'è qualche cosa da rubare. Ma come volete che si faccia a derubarvi? Siete un uomo derubabile, voi che chiudete sempre tutto sotto chiave, fate la sentinella giorno e notte. Io chiudo a chiave tutto quello che voglio e faccio la sentinella come mi pare e piace. Ma dimmi te se non è uno spione costui che vigila su tutto quello che faccio. Dimmi un po', sarai mica di quelli tu che mette in giro la voce che io ho del denaro nascosto? Non ho detto questo, mi viene una rabbia. Non vorrei che tu mettessi in giro la voce che io ne ho. Ma che importa se ne avete o non ne avete? Per noi come la gente non fa nessuna differenza. Ah, rispondi, ti farò sudare la risposta dalle orecchie. Te lo ripeto, vai via, vai, esci. Va bene, esco. Ma va bene, chi ti ha detto di uscire? Porti via qualche cosa? Che cosa potremmo far meglio? Non lo so, fammi vedere le mani. Eccole. E le altre? Le altre? Sì, le altre. Aspettate! Eccole! E lì dentro? Che cosa fatti dire? Guardate voi stesso! Pantaloni
dimensioni così ampi sono il ricettacolo adatto per ogni recursiva. Vorrei che avessero fatto impiccare il suo sardo oggi. Un uomo come questo meriterebbe proprio le cose che più teme. Quanto mi piacerebbe derubarlo. Come? Che cosa stai dicendo di derubare? Sto dicendo che dovete frugare bene dappertutto per vedere se vi ho derubato. Ed è quello che voglio fare. Feste alla avarizia e agli avari. Come? Cosa stai dicendo? Che cosa sto dicendo? Sì, che cosa stai dicendo sull'avarizia e gli avari? Sto dicendo feste all'avarizia e gli avari! E di chi intendi parlare? Gli avari? E chi sei? Il taccante? Poco al portiere, perché io sono l'uno e l'altro. Ah, tutti e due? Sì, ma chi dei due per primo? Al cuoco! Al cuoco! Allora, aspettate, per favore. E che cos'era tutta questa messa in scena? Stavo dicendo che mi tocca dare questa sera una cena. Oh, stupore! Farai le cose per me. Certamente, se mi date soldi. Oh, soldi, soldi, soldi! Sempre a parlare di soldi! Sempre questa parola in bocca. Soldi! È il vostro vizio, soldi! Vostro! Eh sì, non ho mai sentito risposta più sfacciata. Sono scandalizzato. Ma, signor Mastro Giacomo, va gran bella figura far prudenza con tanti soldi. E non c'è uomo grande di spirito che non ci riesca. Ma l'uomo veramente capace è quello che sa far bella figura con pochi, anzi, con pochissimi. Per nulla! Soldi. Bella figura con pochi, anzi pochissimi. Per nulla! Soldi. Sì. Con pochissimi o per nulla soldi. Sono sicuro, signore intendente, che ci farete la finezza di mostrarci qual è il segreto e di fare il cuoco al posto mio. Tanto voi qui dentro siete fatti, no? Disgraziati! Fermi! Che cos'è questa storia? C'è il signore intendente che vi farà fare bella figura con pochi soldi. E ditemi voi, che cosa vi serve? Quante persone vi saranno a tavola, signore? 8 o 10. Ma voi fate conto che siamo in 8. E quando c'è da mangiare per 8, ce n'è per 10. È chiaro, è chiaro. Insomma, ci vorranno 4 belle minestre, 5 prime portate, minestre. Disgraziato! Mi vuoi dilapidare? Arrosti. Pure, ancora! Qualcos'altro? Eh sì, come dolce direi. Ah, il dolce, il dolce! No. Pensate forse che il signore inviti la gente per assassinarle facendole mangiare a 4 ganasce? Ha ragione. E mettetevi bene in testa, caro signor Mastro Giacomo, voi e i vostri simili, che se vogliamo davvero bene agli invitati, bisogna che il pasto sia frugale e che secondo una massima antica, bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare, no? Ah, belle parole davvero! È la mia sentenza da che mai udita. Bisogna vivere per mangiare e non mangiare per... No, non si preoccupi, ma glielo ripeto. Bravo. Che bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Ah, vabbè. Scusate, chi le ha detto queste parole? Chi le ha detto? Ma guardi, signore... Proprio non ricordo chi l'ha dette. Sì, comunque voglio che tutte le sere te le scriva da qualche parte perché voglio farle girare a caratteri d'oro sul camino del salone da pranzo. Ma sarà fatto, signore. E per la cena lasciate fare a me. Ma sì, tanto meglio, avrò meno fastidio. Punto, caro Valerio. Ci vogliono cose che saziano subito e che si mangiano spiluzzicando, tipo un polpettone molto grasso o un patè di carne guarnito di castagne con qualche canebulla buttata. Non ti
Bene, caro Mastro Giacomo, ho ancora bisogno di voi. Allora, voglio che facciate pulire i cavalli. No, aspettate, signore, questo riguarda un po' Insomma, signor Mastro Giacomo, la vostra franchezza viene mal ripagata. Insomma, signor nuovo venuto, che vi date tante aree di importanza, questo non è affar vostro. Andate a ridere delle bastonate vostre quando ve le daranno e non venite a ridere delle mie. Ma Mastro Giacomo, per favore, non andate in collera. Ah, viene a minti consigli. Voglio fare lo spocchioso e se è così fa stupido da avere paura di me. Strigliarlo un pochettino. Lo sapete, caro signor Ritarello, che io non rido affatto? E che se mi farete indifferire, vi farò ridere per altro modo? Ehi, piano! Come piano? Non sono affatto affatto. Adesso sono tanta ragione. Un bastone come questo. Lo sapete, caro signor prezioso, che sono capace anche io di darvi tanta ragione. Lo so. Guardate come scappa. Voi e i vostri simili siete solamente un miserabile vuoto. Voi ancora non mi conoscete. Avete detto che me ne darete. Non mi sono superiore. Ma voi e la vostra folla serietà non mi piace affatto. Imparerete ben presto che voi non siete capaci di scherzare. Ma guardate che femminuccia. Ma veste alla sincerità, che brutto mestiere. Da rinfacci rinuncio. E non dirò mai più la verità. Fatti per il mio padrone. Avrà pure qualche diritto di suonarmi. Ma di questo signor intendente, se mi sarà possibile. Va bene, se si vuole che parli in altro modo, permettete, signora, che mi metta al posto. Ma tu? Che mi metta al posto? Il mio padre! E che vi confessi che non ho visto nulla di più incantevole di voi! E che non c'è cosa paragonabile al contento di piacervi. E che l'essere vostra sposa, la gioia, la felicità, che io tengo i più grandi principi della terra. E che per ottenere il nostro amore sarei disposto ad affrontare figliuolo? Adagio, figliuolo! Adagio. È una dichiarazione che faccia la signora per conto vostro. Sì, figliuolo, ma anche io ho la lingua per parlare e non ho bisogno di un rappresentante con voi. Su, portate delle sedie. No, è meglio andare prima alla fiera, così torniamo prima e avremo tutto il tempo per discorrere poi. Va bene, benissimo. Spero che la carrozza sia pronta. Scusate. Se non ho provveduto a far portare la benedetta prima di poco. Ah, ma ho fatto io a portare dei vassoi con arance dalla Cina, limoni dolci e confetture. Oh, li ho mandati a prendere a nome vostro. Oh, padre, pensate che non sia abbastanza? Oh. La signora avrà gentilmente da portare, scusate. Non era davvero necessario. Ma avete mai visto, signora, un anello più splendido di quello al dito di mio padre? È vero, come scintilla. Ma dovete, dovete guardare che bambino. Oh, è davvero magnifico, e manda mille bagliori. No, e in mani troppo belle, mio padre me ne fa dono. Come? Non è vero padre che volete che la signora lo tenga per amor vostro? Io? Domande inutili, mi fa segno finché io insista perché voi lo tenete. Assassino! Non ho nessuno, è tentato di prendersi. Ah, manicola! Grazie. No, vi prego. Disperato, disgraziato! Guardatelo! Si dispera! No, è veramente troppo facile! Padre,
Antonia, io faccio il possibile, ma si ostina. Dannato! Vedete, signora, per colpa vostra, mio padre mi rimprovera, si grazia, gli farò un malore. Non si sta più! Dio mio! Vedetemi quell'anello se il signore lo vuole! Oh. Va bene, per ora lo tengo. Non voglio che andate in collera. Quando sarà il momento ve lo restituirò. Signore! Signore! Sì, sì. Ma come venire a parlarmi? Dite che sono occupato e che ripassi un'altra volta. Lo faccio entrare, sto aspettando la porta. Ma no! Signora Claudia, ho detto che può aspettare e che ripassi un'altra volta. Su. Ripassi un'altra volta! Ripassi un'altra volta! Oh. Mi dice che mi deve consegnare del denaro! Oh. Denaro? Figlioli, scusate, torno subito, una pacciuola leggera. Torno! Signore, parlarmi con tanta impudenza, signore, di grazia. Io non demordo! Come era vostro padre? Ah, lasciatemi! Ma come era vostro figlio? Cerca con me. Va bene, venite qua. Voglio farvi giudice della nostra questione, per dimostrare che ho ragione io. Volentieri, voi fate le gamarte, eh? Fate le gamarte. Amo una donna e vorrei sposarla, e questo disgraziato osa amarla insieme a me. E lo sai che vuole fare? Vuole sposarla nonostante i miei ordini. A torto. E certo. Non dovrebbe piuttosto astenersi dal discutere le mie intenzioni? Avete ragione. Ma chi crede che indica due parole? Pensaci, vai, vai. Ebbene, Mastro Giacomo, dato che ti scende come giudice, sono ben lieto di affidare a te la controversia. Mi fate molto onore. Amo una ragazza che risponde in tutto per tutto ai miei desideri e accetta tenermente le testimonianze della mia fedeltà. E mio padre si permette di turbare il nostro amore chiedendo la sposa per sé. A torto? Non ha vergogna alla sua età a pensare di sposarti. Non è indecente che si innamora ancora. Non dovrebbe lasciare i giovani per le incombenze. Avete ragione, non fa sul serio. Lasciate chi dica due parole, eh? Ebbene? Sì. Vostro figlio non è così balzano, come dite, e intende ragione. Va bene, spero che vi deve. Tanto vincere dal primo impeto. Ma è disposto a sottomettersi alle vostre volontà e a tutto ciò che vi piace. Purché però vi comportiate con più dolcezza di come state facendo e che siate, che lasciate che sposi una donna della quale sia contento. Beh, allora, caro Mastro Giacomo, a queste condizioni, di pure che può avere da me tutto quello che vuole e che, a parte Mariana, può sposare la donna che vuole. Ne Mariana? Sì, bravo, a parte Mariana. Ne bene, riferisco. Bravo, vai. Ebbene, vostro padre non è così ragionevole come lo descrivete. E intende ragione anche lui. Dice che sa bene che si è comportato con un po' troppa irruenza, ma se la prende con il vostro atteggiamento. Però è disposto a venire incontro. E vi promette che potrete sposare una donna di cui siete contento. Ah, gli puoi assicurare, Mastro Giacomo, che se mi concede Mariana, non mi sarà giovane che sottomesso di me. E che non farò nulla che lui non vorrà. Mi concede Mariana. Mariana, eh? Perfetto, perfetto. Mariana. Senta Mariana! Tutto concluso. È contento delle nostre promesse. Tutto fila nel migliore dei modi. Certo, certo. Bravo. Oh, che cielo te l'ho dato! Ma signore, adesso non resta che parlare fra di loro? Ora sono d'accordo. E pensare che per una cuspiglia stavate per attaccare briga. Ah, mio caro Mastro Giacomo, ti sarò obbligato per tutta la vita. Nulla, signore.
Ah, caro Mastro Giacomo, sappica per me tutta la riconoscenza del mondo. Anzi, vorrei proprio darti una bella ricompensa. Facciamo una cosa, vai. Facciamo un giochino. Facciamo un giochino. Se esce testa, ti ricoprirò d'oro. Stupore. Allora, accendi. Croce? Grazie, mio caro Mastro Giacomo, la sorte ti è stata aperta questa volta. Doppia croce? Scoglio la testa presto! Ma come hai fatto? Mi dirò, ma sicuro che mi sta arrivando! Commissario, mi davanti, commissario.
Commissario! Commissario, venite avanti. Ma quale altra prova, oltre le vostre parole, ci può garantire che la vostra non sia una favola, basata su una storia vera? Il comandante spagnolo, un sigillo di rubini che apparteneva a mia madre e il braccialetto d'oro che mia madre... che mia madre mi mise intorno al braccio e Pedro, il servitore che si salvò con me. Oh, non ci posso credere. Tutto quello che avete detto mi fa finalmente capire che voi siete mio fratello. Voi mia sorella. Sì, e non appena avete aperto bocca, il mio cuore è stato vinto dalla commozione. Tante volte la nostra madre ci ha raccontato la triste storia della nostra famiglia. Anche noi, Teru, ha permesso di non perire in quel triste naufragio. Ma fumo raccolta dai corsari, la mamma, sopra i riti del galeone. E dopo 10 anni di schiavitù, una felice circostanza si restituì la libertà. Tornavo allora a Napoli. Ogni nostro bene era stato venduto. E passammo a Venezia a raccogliere solo gli ultimi resti di un'eredità che era stata ormai dilapidata. E alla fine arrivammo in queste terre, dove viviamo pressoché nell'indigenza. Cielo! Con quali segni manifesti la tua potenza? E come chiaramente ci mostri che a te soltanto concesso fare miracoli? Abbracciatemi, figli miei, e unite la vostra gioia a quella di vostro padre! Che fortuna! Ha cercato nelle nozze con una dolce e nobile fanciulla le consolazioni di una nuova famiglia. Il mio ritorno a Napoli, credevo, non mi avrebbe garantito un'esistenza tranquilla e vi rinunciai per sempre. Ed avendo trovato possibilità di vendere i miei beni, presi qui stabile dimora sotto il nome di Anselmo, volendo in tal modo liberarmi del vecchio nome che tanti problemi mi aveva creato. Beh, questo è dunque vostro figlio. Purtroppo sì.